Inizio del settimo turno di gioco. Per le spade, io offro 50. Bizantino offre 100. Il cantore d'oro non offre nulla. Io rialzo 150. Bizantino non rilancia, per cui mi aggiudico la prima spada, pago 150 fiorini. Bizantino paga 100 fiorini, si prende la seconda. Il cantore d'oro, che non ha speso nessun fiorino, si prende la terza. Carta impero. Seguendo il turno di gioco si pescano le carte. Io pesco una carta, però pago 100 fiorini e pesco la seconda. La stessa cosa fa il bizantino. Il cantore d'oro non spende 100 fiorini extra, per cui prende solo una carta. Diplomazia. Attualmente il bizantino e il cantore d'oro sono alleati insieme. Il bizantino sta assediando la città di Candia via mare con la sua galea da guerra, il suo mezzo d'assedio, il suo capitano e le sue armate. Io voglio sfruttare questa situazione e nella fase di diplomazia decido di dichiarare guerra al bizantino, quindi mi tolgo un più. Il cantore d'oro, che è alleato bizantino, può scegliere: conferma l'alleanza e gli dichiara guerra, oppure si separa dall'alleanza e rimane neutrale. Quindi conferma l'alleanza, si toglie un punto onore e gli dichiara guerra. Andiamo avanti. Durante la fase di diplomazia, sia il bizantino che il cantore d'oro mi giocano il diplomatico, che sono, dunque, sono due turni di tregua per il cantore d'oro e un turno di tregua per il bizantino. Io annullo il diplomatico del bizantino, quindi mi tolgo un altro punto onore, e tengo il diplomatico del cantore d'oro. Quindi ho due turni di tregua col cantore d'oro. Andiamo avanti. Fase acquisto. Dunque, io compro una galea da guerra di secondo livello, l'upgrade della nave da guerra che ho già in gioco. Poi compro un upgrade di secondo livello di fortificazione e tre torri di primo livello. Uso l'architetto, dimezzo il costo di questi edifici o ingegneria. Per cui 300 per questo, 50 per questo, 100 per l'upgrade, 50 per le tre torri, totale 600 fiorini. Poi compro anche la tecnologia gilde, che costa 200 fiorini, e il vestitore che costa 200 fiorini, altri 1000 fiorini per queste due tecnologie. Fase acquisto, finita. Fase tasse. Io ho banche, per cui ottengo il 10% dei soldi che ho già. 164 fiorini. Poi le mie tasse sono già aggiornate sulla tabella, ho diritto altri 350 fiorini, perché ho il cavaliere, mercante, eccetera eccetera. Fase tasse finita. Rinforzi. Dunque di base io ho 15 armate a turno, che ho appena preso investitura, sono di secondo livello, pago i fiorini, prendo un'armata extra e poi gioco il mercenario. Ho conio e banche, quindi posso comprare fino a 10 armate, pagarle 20 fiorini in una, pago 200 e prendo 10 alla terza. Fatta la fase rinforzi, c'è la fase 20. Siamo al settimo turno, per cui tutti i tiri dopo sono validi. Niente, si pesca una carta 20, zona di terra, si tira per la zona di terra, esce la 4, che è questa qua sotto. Se volete vendere in questo turno dovete incassare 3 fiorini in meno per ogni
merce in quanto una grande quantità di mercanzie nella città dove scelta si possiede. Ok, banche annulla questo effetto e gilde vi fa guadagnare un punto onore. Lasciamola qui per dopo per ricordarci. Allora, ribellioni sembra che non ce ne siano, perché questi sono i 4 e anche questi, ma entrambi i giocatori hanno legge. Per cui si passa all'arruolamento dei barbari. Questo regno minore è conquistato parzialmente dai Canato Lord d'Oro, per cui qui aumentano di 1 e qui aumentano di 2 perché c'è un loro capitano barbaro. Sono in maggioranza, per cui attaccano l'Armenia e cercano di riconquistarla. Allora, il barbaro ha un capitano, per cui ha un D6 più 1, mentre il mongolo ha un D6 normale. Tiro i dadi, 6 il barbaro e 3 il canatolo d'oro. 3 armate al canato e 1 ai barbari. Altro tiro, okay. 5 e 2, 1 al canato, niente al barbaro perché è la metà di 1 e 0. Avanza con le armate che hanno vinto, il loro capitano viene promosso di un livello. Gli eventi sono finiti. A questo punto c'è il posizionamento. Io posiziono le mie armate qui al capitale, la nave da guerra qua, il mio upgrade per la nave qui, faccio l'upgrade alla fortificazione di Alessandria e poi metto tre fortificazioni sui confini col Bizantino. A questo punto, dopo il posizionamento, c'è il combattimento. Allora, prima gioco il sicario contro il Bizantino, gli controllo le carte e decido di eliminargli. Prima prendo il mio capitano con il carro da guerra e le armate e le sposto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e le porto ad Alessandria. Poi carico, parto con le mie navi, carico il mio missile, il mio capitano, le armate 10, 20, 30, 40 e un po' di più, 50 armate caricate sulla mia flotta. C'è un attacco navale con speronamento all'inizio battaglia perché loro sono in mezzo al mare, quindi io sono con navi di secondo livello, quindi tiro un D6 per ogni nave, ho alchimia, per cui un D6 più 1, 2 più 1, 3 e 5 più 1, 6, 7, 9, uccido 9 bizantini e loro tirano un D6, fanno 1 più 1, 2, per cui io perdo, anzi scusatemi, fanno 1, perdo un'armata. Loro non hanno alchimia. A questo punto si passa a combattimento normale, io gioco l'eroina, per cui ci tira di 6, tiro di 8, ho il condottiero con tattica, per cui ho più 2, ho strategia, ma ce l'hanno anche loro, per cui si annullano gli effetti, ma ho alchimia, per cui più 1 fisso mi rimane, quindi ho un di 8 più 3 contro un di 6 più niente, 8 più 3, 11, scusate, 11 meno 1, 10, 10 armate al bizantino e 5 a me. Continuo l'attacco, faccio 5, 2, la differenza è 3, ma c'è solo un'armata, per cui lui perde un'armata e io non perdo niente. Ho vinto la battaglia, elimino il suo capitano, il suo mezzo assedio e la sua nave da guerra. 3 punti onore. Sì, 3 punti onore. Il mio capitano guadagna un livello,
e rientro con tutto nel porto di Alessandria. Allora, in totale ho consumato 1, 2, 3, 4 punti movimento delle navi da guerra. Questo è il combattimento. Ho fatto fuori 20 armate bizantine, per cui ho 2 prigionieri, 10%, e finita la fase combattimento c'è la fase commercio. Io ho le carovane a Damasco, compro 40 merci di spezie delle piazze a Damasco. 40 merci a Damasco costano 35 fila in una, quindi spendo in totale 1400 fiorini. Sposto le mie carovane con la mia 2 armate di accompagnamento fino a, ad Alessandria. 1, 2, 3, 4 per il fiume, 5 per entrare in Alessandria. Scarico le merci. Carico le merci sulle navi. A questo punto le navi da guerra sono mosse di 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siccome sono mia le vele e tessitura, possono accompagnare le navi da commercio fino a Palermo. Quindi, quello da commercio. 2 navi da guerra e 30 armate. Porto la mia flotta qui a Palermo, vendo le mie merci, perché le carovane si sono mosse, hanno comprato e si sono mosse, le navi da guerra, le navi da commercio si sono mosse e hanno venduto, per cui vendo il prezzo delle merci, 53 fiorini l'uno, 53 per 40 sono 2120. È il turno